Oggi andremo a visitare i campanili del Duomo di Bologna in via Indipendenza. Due campanili del secolo X e XVI, uno dentro l'altro, le più celebri campane bolognesi, una stupenda visuale sul centro cittadino. È solo aperto il sabato dalle ore 14 alle ore 17. Stiamo salendo le scale del campanile. Molto affascinante. E qui ci sono le campane. Qualcuno deve andare giù e dire fermi, fate scendere. No, no. Questa è la memoria di un campanaro che si morì travolto da una campana. La vista dal campanile. Quella è la basilica di San Petronio. E da qui si vede anche San Luca. La Torre degli Asinelli. Sapete un po' la storia della cattedrale, dell'ambientazione in cui, dove ci troviamo? Allora vi spiego un po' anche la storia della cattedrale. La cattedrale, noi abbiamo notizie della storia della cattedrale da partire dal 1149, anno della prima costruzione della prima cattedrale. Ma molto probabilmente la prima cattedrale, sede del vescovo, risale al IV-V secolo d.C. Però purtroppo non abbiamo fonti certe. Di certo sappiamo che qui si trovava, sulla mia sinistra, attaccato dove c'è il campanile, il perimetro murario dell'antica Roma, dell'antica Bologna romana, le mura in selenite, e di preciso c'era la porta che si chiama Porta Cassiana. Vicino alla Porta Cassiana quindi fu costruita l'attuale cattedrale, che molto probabilmente si chiamava anche all'epoca San Pietro. Ma purtroppo di quella cattedrale non abbiamo notizie, visto che non abbiamo fonti scritte. La prima fonte certa l'abbiamo dal 1149, anno della comparsa della prima cattedrale in stile romanico-lombardo. Per romanico-lombardo si intende una chiesa con tre navate, con un unico rosone centrale e con un paradiso in antis, cioè davanti alla facciata. Per paradiso si intende un chiostro quadriportico. Si chiama paradiso perché nella visuale, nell'ideologia tardo-antica e paleo-cristiana, si credeva che l'uomo, una volta morto, andasse in un mondo che era preceduto da una sorta di giardini, campi Elisi alla pagana, in cui l'uomo stava per un po' prima di aspettare il giudizio. Quindi anche il paradiso come costruzione. La chiesa era quindi in stile romanico, come ho detto, in tre navate, con un rosone centrale, venne distrutta nel 1169 e a motivo a causa di un terremoto, no, scusate, a causa di un violento incendio. La chiesa quindi venne distrutta e rimase in piedi solo il campanile. Il campanile, ovviamente, però, noi diciamo che da alcune fonti era del X secolo. Io invece propendo, dai studi che ho fatto, che fosse già presente nel VI-VII secolo e quindi probabilmente era legata a un edificio preesistente, forse una fortezza bizantina.